tutto molto pesante, ragazzi, tutto molto cupo, tutto molto brutto. Lo sprofondo è continuo. Noi dobbiamo, come prima cosa, applaudire i nostri tifosi, migliori in campo per distacco anche oggi, fantastici dall'inizio alla fine. Chapeau anche alla sensibilità con cui Sassuolo ha capito il momento e al fischio finale non ha esultato in maniera particolare, intuendo il momento dei colleghi. C'è stata qualche sceneggiata da parte di Berardi e Frattesi nel corso della partita, me la sono presa anch'io, ma alla fine chapeau al Sassuolo per l'atteggiamento. E noi spariti, noi niente, noi non ci siamo, non giochiamo, non esistiamo, non contiamo. Noi ogni palla che arriva dalle parti della nostra porta è gol. È una cosa di momenti di difficoltà, di crisi, ne ho onestamente visti tanti. Questo è il più incredibile, questo è il più misterioso, questo è il più inestricabile, questo è il più insondabile, perché improvvisamente dal finale di Milan-Roma all'inizio di Lecce-Milan, dove regaliamo il gol a Lecce, improvvisamente una squadra che ha fatto cose importantissime, che ha scritto la storia, una squadra che ha convinto tutti per pazienza, per serietà, per resilienza, ha fatto puff, saltata. E dal gol dell'1-0 del Lecce che noi abbiamo regalato, regalando palla al Lecce e poi facendo 100 gol da soli, ogni volta che l'avversario viene verso la nostra porta fa gol facilmente. Non abbiamo chiusure, non abbiamo niente. In questo momento siamo nudi davanti alla squadra avversaria. Il Sassuolo veniva da una striscia negativa incredibile, ma in questo momento chiunque gioca col Milan parte da 2-0 e poi è varia umanità. I tifosi sono attoniti, sbigottiti, delusi, inferociti, incazzati. La domanda di tutti è: ma cosa è successo? Onestamente non lo so, onestamente non capisco, onestamente non riesco ad entrare in un'analisi. Perché un momento così poco lucido, un momento così inconsistente, possiamo parlare di singoli, possiamo parlare di tutto quello che volete, di estate, di autunno, di inverno, di primavera, possiamo parlare di reparto, di scelte, possiamo parlare di tutto quello che volete, ma in questo momento dove improvvisamente c'era tutto, improvvisamente non c'è nulla, quindi c'è un pubblico meraviglioso, c'è una tifoseria fantastica, una curva che commuove, però una curva che commuove con il dolore nel sangue, il dolore nel petto. La prima cosa che ha fatto Leao alla fine della partita è stata chiedere scusa e andare negli spogliatoi a testa bassa. È tutto assolutamente inspiegabile. Questa era una partita che era iniziata anche bene con il gol, perché poi quando ti deve dire male ti dice male, però evidentemente se abbiamo preso, e l'escalation è incredibile, noi non so, alla prossima partita rischiamo di prenderne 6, perché 2 con Lecce, 3 con l'Inter, 4 con la Lazio, 5 con Sassuolo, e il prossimo è il 6, e non lo so, se siamo questi anche domenica è possibile anche questo, non so chi debba fare cosa e cosa debba succedere. Quello che so è che le nostre partite non sono più partite. Praticamente sul 2-0 è già partita chiusa. Oggi, francamente, dopo i primi 10 minuti ero rinfrancato, avevamo segnato, tenevamo botta, le catene lavoravano. Poi, alla prima azione pericolosa del Sassuolo, la palla è dentro facilmente con De Frel, come facilmente la messa a Lecce, come facilmente la messa all'Inter, come senza colpo ferire la messa alla Lazio. Non so cosa dire, non so, e so di essere ripetitivo, so di essere poco utile, so di essere bersaglio a mia volta di critiche. Quando ti arrivano addosso questi momenti, ognuno di noi è criticabile, ognuno di noi si becca la sua dose, la sua razione, ognuno di noi è giusto che si senta in colpa, ognuno di noi è giusto che faccia autocritica. Non so se è un aspetto mentale, tecnico, tattico, non lo so. Il calcio è pazzesco, perché il calcio siamo stati una cosa seria e vera per 3 anni, in queste ultime
quattro partite di campionato, escludo la Coppa Italia. La Coppa Italia era stata una partita seria, la Coppa Italia, rispetto a queste. In queste quattro partite, Lecce, Riad, Roma e San Siro col Sassuolo, siamo totalmente sfasciati, totalmente inconsistenti, totalmente improponibili, totalmente non da corsa. Altra settimana con gli occhi bassi, altra settimana con il cuore che pesa. Sarà importante analizzare tutto bene, tutto quello che si può fare per rimettere in vita questa stagione, che in questo momento è morta. In questo momento la stagione è morta. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo e dobbiamo avere il coraggio di venirne fuori dal punto zero, dal punto più basso, dal punto in cui non riusciamo a tenere il campo per giocare le partite. Abbiamo avuto altri momenti, ricordo quel febbraio 21, le due con la Stella Rossa, l'Inter, lo Spezia, ma erano partite, queste non sono partite. È questo che non mi spiego ed è questo di cui non mi capacito. Non giochiamo le partite, cioè anche oggi due gol annullati, occasioni, però appena l'avversario, tu è inutile che stai in campo, è inutile che ti agiti, perché appena l'avversario viene vicino alla nostra porta fa gol, la palla entra. È un qualcosa che non, onestamente non conoscevo. Il calcio sa sempre stupire, il calcio sa essere sempre vario, ma questa cosa che appena subisci un attacco e gol avversario, ecco, è diverso, è nuovo, è non spiegabile, non analizzabile. Possiamo, ciascuno di voi poi si sfogherà contro questa cosa, quell'altra ancora. Quando il momento è così di sprofondo, è così di caduta libera, vale tutto e ci becchiamo tutto. Sarà un'altra settimana di veleni, di cattiverie, di ipotesi, di letture. Noi dobbiamo essere, per quanto possibile, quello che possiamo fare è essere calmi, uniti e compatti durante la settimana. Poi però ci sono le partite ai noi, e le partite in questo momento noi non riusciamo a giocarle, non riusciamo a viverle da squadra, non riusciamo a tenerle, non riusciamo a lottarle, non riusciamo a fare niente di niente. Abbiamo come patrimonio questo pubblico meraviglioso che ha provato a dare forza alla squadra in maniera fantastica dopo la partita. Dopo tante provocazioni e tante risse, il Sassuolo è stato delicatissimo e sensibile dopo la gara, lo dico dando atto e con grande rispetto. Meravigliosi i nostri tifosi, per il resto niente, per il resto nulla di nulla. Non so cosa dire davvero, ragazzi, stiamo perdendo la stagione centimetro dopo centimetro. E fa molto male, ma è brutta la situazione. A domani.